Il PD ha subito un riposizionamento completo, una mutazione genetica. Così il bersaniano Alfredo Dattorre motiva il suo addio al Partito Democratico. Prima Fassina e Civati, poi Corradino Mineo. Oggi Alfredo Dattorre, Vincenzo Folino e Carlo Galli lasciano il PD verso la Cosa Rossa che nascerà. Ma non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto, ma era diventato troppo forte il divario tra convinzioni di fondo, impegni presi con i cittadini quando siamo stati eletti nel 2013, e quello che il PD sta facendo su tanti temi decisivi, dall'economia alla scuola alla Costituzione. Nell'impossibilità di qualsiasi verifica democratica interna non mi è sembrato serio né sostenibile rimanere nel partito dissentendo su tutti gli argomenti principali, quindi mi è sembrata la scelta più limpida quella di prendere atto di questa situazione e avviare nuovo percorso, quindi amarezza per la vicenda che si conclude nel PD, ma anche adesso grande determinazione per una storia nuova che comincia a partire da sabato con la costituzione dei nuovi gruppi parlamentari della sinistra e con un percorso politico che poi deve vivere nei territori per scongiurare un rischio che non ci possiamo consentire, quello che l'Italia diventi l'unico grande paese europeo in cui la sinistra viene cancellata completamente. Un'operazione densa di ideologismo, la liquida Renzi, per il quale è tempo di riforme e non di proclami. Su eventuali arrivi di nomi forti come Speranza e Cuperlo, per il momento, replica Dattorre, prevale il senso di responsabilità. Quanto alla possibilità di uno scontro tra le due sinistre e le amministrative, dove c'è la possibilità di aprire un confronto, chiarisce il deputato, noi ci saremo. Dove si realizzerà il partito della nazione, la sinistra esprimerà un candidato alternativo. Sul piano organizzativo, ma soprattutto sul piano del pensiero, perché ricostruire una sinistra significa anche guardare fino in fondo nella crisi di questi anni che ha spiazzato sia i riformisti sia i radicali, e significa mettere in campo idee e progetti nuovi.